È proprio un bianco Natale su Arte per te. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te, un'altra puntata dedicata a che cosa secondo voi? Al Natale. Io oramai ho chiesto la residenza ad Alfea perché qui ci sono talmente tante location per fare i nostri video che non mi muovo più, penso che mi cacceranno via o mi venderanno appesa a un albero, non lo so. Bene, quindi da questa location spettacolare approfitto, già che ancora a casa non ho montato l'albero di Natale, per fare qualche video di Natale con voi. Innanzitutto oggi faremo una decorazione per il nostro albero, una bellissima stella di carta, semplicissima, vedrete, facile, la potrete fare con 2000 tipi di carta. In 4x48 avrete delle decorazioni stupende. Vi ho incuriositi abbastanza? E allora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare le nostre bellissime stelle di Natale. Ed ecco l'occorrente per creare le nostre splendide stelle natalizie, delle decorazioni in carta. Potrete farle con qualunque tipo di carta voi vogliate. Io ho scelto questo tipo di cartoncino, che è un cartoncino rigido, molto rigido e specchiato. E così vengono veramente molto molto belle queste decorazioni, ma potete farle anche con il tetrapack nella parte interna, quindi per esempio le buste del latte potrete aprirle, pulirle e quindi utilizzarle per creare questo tipo di decorazione. In questo caso vi verranno anche impermeabili, quindi ottime per gli esterni. Sono delle stelle bellissime, ma nello stesso tempo molto semplici da realizzare. Non ho inventato nulla, io sono delle stelle di scrap che esistono da milioni di anni, però mi faceva piacere farvele conoscere perché sono veramente molto semplici da realizzare e soprattutto molto molto d'effetto. Quindi due cartoncini di qualunque tipo, anche carta da fotocopia che sia 11x11, una squadretta o un righello, una matita, un tagliabalza, un nastrino che si accordi in colori con la carta che abbiamo scelto, poi una pinzatrice e ho la colla attaccatutto o la colla a caldo, quello che avete a portata di mano. Cominciamo subito. Prendiamo il cartoncino e poniamolo davanti a noi, quindi praticheremo una piegatura a croce, quindi lato su lato, così, stando attenti a far veramente combaciare i margini e aiutandoci alla piegatura con qualcosa che ci agevoli. Userò il retro del tagliabalza. Una piega e adesso anche dall'altra parte, quindi a croce, anche qui lato su lato. Fatto questo, pieghiamo ancora, però nel senso del rombo, cioè poniamo il nostro cartoncino a rombo, non più a quadrato, davanti a noi e facciamo in modo di piegare a croce angolo con angolo e angolo con angolo. Quindi facciamo baciare l'angolo di sotto con l'angolo di sopra. Guarda, da una parte, quindi una, e anche dall'altra. Perfetto, facciamo la stessa piegatura anche sull'altro cartoncino. Ecco qui, avremo questi due cartoncini così piegati. Adesso giriamoli e poniamoli dinanzi a noi come fossero dei quadrati. Quindi è su ogni piega mediana al lato, quindi questa, con una squadretta o un righello prendiamo su ogni lato 2,5 cm di misura, quindi 2,5 cm qui, 2,5 cm qui, 2,5 cm qui, 2,5 cm qui. Stessa cosa anche nell'altro cartoncino. Mi raccomando, nella piega di mezzo della parte del lato, non dell'angolo, non vi sbagliate su questo passaggio. A questo punto, con un tagliabalza, una forbice, tagliate questi 2,5 cm, 1, 2,
3, 4 e anche dall'altra parte. A questo punto quello che avrete saranno questi quadrati con questi tagli su ogni spicchio, guardate, questi tagli qui. Papà. Benissimo, adesso dobbiamo fare la seguente, dobbiamo fare in modo che questo lato esterno vada a mettersi proprio sopra la riga mediana, quindi dobbiamo fare una piega a mo' di aeroplanino così e fare in modo che questo margine sovrasti leggermente la linea di mezzo, quindi la oltrepassi leggermente mantenendo sempre la punta al centro, quindi così. Ora vi faccio vedere e poi naturalmente ci aiutiamo sempre, magari chiudendo il taglio a balze, è meno pericoloso, così, guardate, schiuso ma oltre il mezzo che è qui, la linea mediana, quindi l'ha superata. E facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte, mantenendo sempre bene la punta. Ok. Così, facciamo così tutti e quattro i lati. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Ok, fatto questo, facciamo anche l'altro. Prendiamo il laccetto, chiudiamolo con un nodino alla base, ho fatto il nodino più farlocco della storia dell'umanità, e facciamolo passare attraverso una delle punte, anzi vi dirò di più, bagniamolo anche un po' con la colla e voilà, e facciamolo passare all'interno e facciamolo scorrere il più possibile, voilà, perfetto. Adesso dobbiamo fare una cosa, prendere la pinzatrice e pinzare alla base ognuna delle punte di questa che poi sarà una stella, guardate. Ma nel pinzarla dobbiamo stare attenti a rimanere col punto cucito molto bassi, guardate. Il più bassi possibile, tac, così, vedete dove l'ho messo io? Proprio qui sotto in basso basso. E così su tutte e quattro le punte di entrambi i cartoncini. E voilà, da una parte, e adesso facciamo anche l'altra. A questo punto dobbiamo montare insieme le due parti di stella e fare in modo che una si sovrapponga all'altra sfalzandone le punte, quindi non una sull'altra così, che non avrebbe senso, è più che l'altro l'aggeggino di Karate Kid che non una stella, ma poggiate e girate leggermente. Come evidente, adesso però dobbiamo incollarla e per incollarla dobbiamo mettere della colla solamente su questi punti, solo su questi punti. Allora, provo con la colla a caldo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, prendo velocemente l'altra parte prima che qua si raffreddi tutto e la sovrappongo, voilà, l'una all'altra, così, e faccio in modo che le due parti aderiscano schiacciando leggermente, tanto non è importante, basterà poi stringere qui i lembi e lei tornerà bella bombata. È bellissima ed effetto, almeno a me piace molto, non è la stella convenzionale a 5 punte, non è neanche quella a 7 punte, è a 8 punte, è una stella totalmente differente che fa molto cometa, secondo me più delle altre, quindi una volta asciutta aiutiamo la curvatura schiacciando così, vedete, tac tac tac, e lei torna subito a splendere di pienezza.
Il mio cartoncino è un cartoncino bicolor, quindi ha una parte di un colore e una parte di un altro. Cosa comporta? Che si veda questa righina bianca. Non è un problema, basta passare un pochino di colore a spirito verde e si mimetizzerà completamente. Guardate, io ce l'ho di questo colore e ce l'ho anche blu. Non sono bellissime le nostre stelle? Voi fatela di tutti i colori che preferite. Adesso io vi lascio le foto. Un Natale splendente per tutti. Ciao! Tu sentirà le stelle, o le desello, e vieni in una grotta fredda sello, un bambino. Io divino, io ti vedo qui a te mar, o Dio beato, in quanto ti consola, beva amato, in quanto ti consola, beva amato. Visto che belle le nostre stelle, tutte colorate, tutte diverse l'una dall'altra, potrete cambiare consistenza di materiale e verranno stelle più o meno delicate. Potrete farle anche con la plastica lucida e potrete metterle in esterno. Insomma, sbizzarrite la vostra fantasia. Fatemi sapere che ne pensate, vi aspetto sempre su Facebook con i vostri 1000 commenti. Qui sotto al video commentate come i pazzi, mi raccomando, e lasciate tanti pollici in su, tutti col cappellino di Babbo Natale, se no non li voglio. E mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi su Due Cuori Una Cappa, qui vi metto il link. Quest'anno per Natale tante cose buone sulle nostre tavole, e allora se le nostre tavole potranno anche essere abbellite dai lavoretti di arte per te, perché no? Non mi rimane che salutarvi e rimandarvi al prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, buon bianco Natale, ciao!